Sotto questa luna, dimmi cosa pensi di me. Allora, Le Monde, 15 maggio 2021. Allora, prima di tutto devo scusarmi coi curiosi, coi followers, no, perché da un po' di tempo non caricavo video, quindi qualcuno barra qualcuna magari era preoccupata o preoccupato. Godo di ottima salute, sono sano e vegeto, in ottima forma, fermo vedere ottima forma, se mi busiaro dire che sono busiaro, ecco qua, 66 kg con pupù fatta. E sì, sono in ottima forma, sto benissimo, anche se qualcuno mi ha augurato di morire o di andare a sbattere contro un paio. Comunque, che altro dire, sto periodo qua ho studiato tanto, mi sono documentato su vari argomenti, qualcuno lo tratteremo più avanti, e soprattutto mi sono reso conto di essere ignorante, nel senso che ignoro tante cose. Per esempio, l'altro giorno al lavoro con mio amico Jonut, no, che saluto, mio amico Jonut mi fa: potresti andare a Mosca e farti la transiberiana. Mica ho detto, beh, a parte che ho gusti diversi dai tuoi, no? E poi, se voglio parlare di giri in bici, dei viaggi, dei sogni, dei progetti, cosa c'entra questa storia qua? Solo ultimamente ho scoperto che la transiberiana è una vecchia ferrovia. Mamma mia, cosa pensavi tu che fosse la transiberiana? Pensavo che la transiberiana fosse Vladimir Lussuria russa. Quindi ci sono tante cose che non so, però c'è anche qualcosa che so, tipo so che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, e allora pensavo, oggi quasi quasi ciappo gli agnegne, fermo vedere gli agnegne se nel busiare dice che sono busiaro, e dopo 100 km eccoci qua. Verona, mamma mia che avventura. Quindi signori, patate le mundo, un bel gne gne gne, e orwa, so disintegra, disintegra ma contento. E un'altra volta, orwa e pi. Pausa merenda, fermo vedere la merenda, sono i bugiari dice che sono bugiaro, guarda che io mangio, pausa merenda, soave, fermo vedere soave, se no i bugiari ridice che sono bugiaro. Mamma mia, il castello, magari dentro che c'è qualche principessa, ostia, qualche principessa? Meglio che scampa via subito, allora, basta rogne, e come che dice in Spagna, in marcia e deprisa, orwa, via 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 via.
Mamma mia, Piazza Bra. Piazza Bra, quanti ricordi, ostia. Ma fammi vedere i ricordi, no? Se no i bugiari dice che sono bugiari. Dove sei te, comando? Aspetta un attimo, eccoli qua. Patata del mondo, gnè, e orwa. Arrivato nel primo pomeriggio a Verona, in Piazza Bra una tappa del lungo giro in bicicletta da Venezia a Strasburgo. Ad accogliere Gabriele Fabris, gli striscioni dell'associazione veronese 19 marzo, volontari per la bigenitorialità Onlus, che sostengono la battaglia di Gabriele. Ho deciso di fare una piccola passeggiata in bici da Venezia a Strasburgo, circa 1100 km, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma che vivono milioni di bambini dopo una separazione. In pratica in Italia c'è una legge da più di 10 anni e mezzo, la 54/2006, sull'affido condiviso, che sistematicamente non viene applicata o viene solamente viene interpretata dai vari tribunali italiani, e questo crea milioni di bambini orfani con genitori in vita. Mi sento strano, non so, un'agitazione, cosa che sia. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. Oh cazzo, ancora. Patata del mondo, gne gne gne, e orwa. Nye 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 n